E allora eccoci con Capitan Carraro, questa sera ci avete tolto la voce a tutti perché una partita del genere non si era mai vista. Sì, in realtà la voce non ce l'abbiamo più neanche noi, nel senso che poi io gli ultimi minuti, no, i minuti della rimonta li ho vissuti un po' in panchina, un po' in campo, ogni gol era una liberazione, sembrava maledetta stasera la porta perché oggettivamente... Sì, allora, abbiamo preso 3 gol che non dovevamo prendere, indubbiamente, però ragazzi, il portiere loro, io non so neanche come abbia fatto in certe occasioni a non farla entrare, quindi io credo che il risultato alla fine sia ampiamente meritato. Però ecco, io direi di sottolineare la prova d'orgoglio, di carattere da parte di tutti. Sì, sì, guarda, il mister a fine primo tempo, sull'1-0 per loro, ci ha detto: ragazzi, io voglio che usciate e che dimostriate di essere squadra e di essere gruppo. E si è messa addirittura peggio perché siamo andati sul 3-0, però poi penso che l'orgoglio e l'attaccamento alla maglia, al gruppo di questa squadra si sia visto e ci godiamo questa vittoria meritata. Ecco, una vittoria così rafforza ulteriormente il gruppo, vi ho visti molto affiatati e quindi diciamo che possiamo guardare davvero in alto dopo questa vittoria. E poi so che avete una dedica. Sì, allora la dedica la facciamo alla fine, ma allora sicuramente vincere aiuta a vincere, aiuta a lavorare serenamente in spogliatoio, in settimana, scusami, aiuta a mantenere alto sia l'umore che la voglia di lavorare, quindi quello sicuramente è importantissimo e deve continuare ad essere così. Noi dall'inizio della stagione che ci siamo prefissati un obiettivo che è quello di andare di migliorare il risultato dell'anno scorso, quindi non dico cosa ci siamo prefissati, dico solo di migliorare il risultato l'anno scorso. Per quanto riguarda la dedica, ci ho pensato anche primo tempo, ho detto porca miseria, sarebbe bello festeggiare con una vittoria, anche un risultato importante per una persona, credo a te, molto cara, giusto? Che è diventata dottoressa e in questo momento è dietro la telecamera, non so se vuoi venire davanti a farti vedere. No, dai. No, non ci tiene. Non ci tiene, vabbè, però facciamo i complimenti ad Alice per la laurea che ho conseguito in settimana. In realtà avremo anche un pensierino, non so dove sia, quindi vado a recuperarlo e poi glielo porto.